una risposta certa all'interno della legge di bilancio da parte del governo. Questa è la richiesta lanciata dal convegno del sindacato autonomo lavoratori della scuola tenutosi questa mattina a Roma. Stiamo in questi giorni facendo capire al governo intero e al Ministero dell'Economia che bisogna dare una risposta certa nella legge di bilancio che entro ottobre il governo presenterà al Parlamento. Dentro questa prospettiva finanziaria ovviamente ci sono ingredienti che sono quelli giuridici di riconoscimento del personale della scuola, dai docenti ai dirigenti scolastici, ai dirigenti amministrativi, al personale complessivamente. Il contratto prevede per ognuna di queste parti una importante e sicuramente nuova prospettiva. L'impegno è quello di andare con passo accelerato verso la convergenza delle posizioni, perché ormai sono trascorsi davvero troppi anni dall'ultimo contratto collettivo siglato a fine 2009, quindi ovviamente da parte nostra c'è tutta la volontà di arrivare rapidamente ad una conclusione. Questo non significa che il percorso sarà semplice, perché come sappiamo ci sono molti problemi da affrontare dopo molti anni di inattività della contrattazione, anche le norme si sono particolarmente deteriorate e quindi c'è molto lavoro tecnico da mettere sul tavolo. Noi qui rappresentiamo il comparto e il comparto deve essere considerato a tutto campo. Restituire la dignità alla docenza, un contratto che vada a ristabilire le norme contrattuali che sono state praticamente bypassate da norme di legge. Assolutamente inaccettabile che si possa, dopo 10 anni, perché per 10 anni non ci sono stati rinnovi contrattuali, 85 euro. Non è possibile accettare una proposta del genere, di conseguenza non faremo sconti a nessuno, andremo avanti per la nostra strada, vogliamo che siano rivalutati gli scatti di anzianità ormai congelati, non possono essere congelati per un piano di inserimento di nuovi docenti che condividiamo a tempo indeterminato, ma non a carico del personale di ruolo.